Ma tu, Giorginio, ti rendi conto? Ti rendi conto della figura di merda che hai fatto per l'ennesima volta? Sì? Non so, io ho detto, boh, tira il rigore, dai, stavolta non può sbagliare. È riuscito a sbagliare il terzo rigore di fila con la nazionale italiana, è una cosa incredibile. Fa il saltello deve fare, saltello, come i deficienti, saltello, manco l'oratore fosse stronzato. Comunque, 5-2, siamo anche su abbastanza, ma più che sudata alla fine, la Macedonia due tiri in porta ha fatto. Due tiri, primo, dormita difensiva, il secondo, un tiro casuale, deviazione, però di per sé abbiamo dominato. Però comunque ce la siamo vista brutta anche stavolta. Però non è che ci manda sempre mai con la Macedonia per non qualificarsi in una competizione. Comunque. Di per sé l'atteggiamento è stato quello giusto. Darmian, ormai voglio dire titolare, Darmian titolare, Di Marco titolare, Acerbi titolare, tutti interisti, 5 interisti in campo stasera, incredibile. Quindi comunque, vabbè, al di là di quello, comunque quest'Italia si capisce che Chiesa, adesso beh, non è che ha fatto doppietta, però senza di lui non so l'attacco com'è, ma alla fine uno migliore che abbiamo è Chiesa, chi che se ne dica. Poi la Raspadori si è segnato, però voglio dire, in tutta la partita non è che si è visto molto. Sì, qualche occasione l'ha avuta anche lui, qualche occasione l'ha avuta anche, ma Berardi, poca roba. Berardi, io non mi ricordo occasioni di Berardi. Raspadori se ne ha avute un paio, poi si è sbloccato, anche addirittura Shalabi a fine partita, però comunque ce la siamo vista brutta. Quando ha fatto il 3-2 ho detto, però voglio dire, questa Macedonia entravano un po' come che proprio ritardissimo. Infatti l'arbitro è iniziato a ammonirli soltanto nel secondo tempo. Primo tempo ci ha legnato, po 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 po, nel secondo tempo ha iniziato a ammonire, così, che capita, sempre in ritardo. Poi quando vedevo per terra Barella, quando vedevo per terra Frattesi, Di Marco per terra, Madonna, mi viene l'ansia, ho detto, no, mica, ma infortunati, Gian Bartone è dovuto tornare a Milano, vabbè, ma quello è il mio, comunque il polpaccio, un sentimento, 2 settimane di riposo. Comunque, tutto sommato, una vittoria strameritata. Spalletti, non so, sto provando antipatia per Spalletti, non so. Cioè, segna l'Italia, si fa i G. Guarda in giro, poi passeggiare, come se niente fosse successo. Cioè, non lo so, o questo qui non ha emozioni, non ha, ma è possibile, cioè, manco un'esultanza, ma che ne so, cazzate, però mi dà fastidio, questi atteggiamenti così da superiore che si deve avere, comunque. Vabbè, cazzate. Comunque Jorginho, io non voglio più vedere, cioè, io non capisco veramente cosa gli è passato per la mente a convocare questo Jorginho. È vero che, boh, forse non c'era scelta, altri centrocampisti erano indisponibili. Ma proprio Jorginho devi mettere. Proprio Jorginho deve battere il rigore. Questa è l'ennesima dimostrazione che basta così. Basta così, basta tirare il rigore, basta. Appena ho preso il pallone ho detto, mo lo sbaglio, ma non posso. Cioè, sinceramente, a dirla tutta, non mi aspettavo che segnasse. Cioè, magari tirava comunque di merda, ma un po' sbagliato di nuovo. Minchia, ha sbagliato di nuovo per la terza volta consecutiva per la nazionale italiana. È una cosa incredibile. Poi con la Macedonia, poi di nuovo la Macedonia. Cioè, è una cosa impossibile, una cosa impossibile. Eppure è possibile. È possibile. E lunedì allora sarà la volta decisiva per la qualificazione. Ci basta un punto. Voglio dire, l'Ucraina è battibile, assolutamente battibile. Vediamo di non fare brutte figure. Poi comunque questa Italia è pazza, cioè, questi ultimi anni in cui ci siamo qualificati ai mondiali, arrivi lì psicologicamente c'è un po' di tensione, forse, che comunque provi a segnare, magari se non la palla non entra, poi ti viene nervosismo, cose così. L'Italia non deve avere questo tipo di preoccupazione. Ci basta un pareggio, ma non che andiamo lì per puntare a pareggio, andiamo lì per puntare a vincere, poi dovessimo pareggiare va bene lo stesso. Però
Però arrivare a pari punti con l'Ucraina, passi per differenza reti, scontri diretti, non è proprio una gran cosa. Però comunque, ovviamente, non è che puoi sempre qualificarti vincendole tutte, come è avvenuto comunque prima dell'Europeo vinto. Quello che fa strano è che una squadra che è comunque una nazionale che è detentrice del titolo deve lottare per qualificarsi fino all'ultima giornata, mentre altre come l'Albania e altre nazionali sono qualificate con una giornata due, o due d'anticipo, quindi vabbè, ma quello è il meno, poi alla fine dipende un po' dai gironi, dalle situazioni. Comunque, ragazzi, forza azzurri, speriamo lunedì di passare tranquilli, perché stasera, certo, non è che abbiamo sofferto più di tanto, però sul 3-2, insomma, venuto un po' di fantasmi sono passati. Poi il rigore del bagno di Jorginho, meno male che poi a Chiesa ha poi segnato subito, perché veramente, cioè, clamoroso, veramente clamoroso, clamoroso che questo giocatore è ancora deve battere i rigori che ha avuto con l'Italia. Comunque, presto ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, buon weekend, noi ci vediamo con il gameplay di Ucraina-Italia su PES 2021, penso di farlo sicuramente domani, domenica. E poi il classico momento post partita, augurandoci di qualificarci direttamente a Euro 2024, che è l'ultima giornata. È brutto, ma comunque vediamo di centrare l'obiettivo. A presto, statemi bene, buon proseguimento. Ciao.